Wellness Channel Italia. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Oggi siamo accompagnati da un altro rugbista, Franco. Ciao. Allora, io solo per il fatto che sei straniero ti rompo le scatole, nel senso che mi piace intervistare anche tanto gli stranieri perché mi piace anche ascoltare da voi anche, Remoto. esatto, come viene vissuto anche nel tuo caso il rugby anche all'estero. Allora, intanto tu da dove arrivi? Ok. Dall'Uruguay, da Montevideo, la capitale. E giochi da quanti anni? Gioco da quando ho 11 anni, da quando avevo 11 anni, e niente, sempre. Italiano lo parli bene. No, non tanto, lo Però, capisco bene, ma non lo parlo così. da Tu quant'è senti? che sei in Italia? Sono stato prima nel 2014 a Perugia, Ok. sono stato 5 mesi, poi mi sono Ah, rotto il ginocchio, quindi sono tornato giù sì? per fare la preparazione per il Certo, mondiale. sì. E poi sono tornato a gennaio quest'anno, quindi ho imparato un po' lì, quelli mesi lì, Però insomma, un pochino. già capisci, quindi è già bene. Sì. E ora giochi a Recco, abbiamo detto. E come ti trovi? Molto bene, veramente il gruppo, la gente molto molto bravi tutti, poi la città è molto tranquilla, si sta bene, tutto vicino, quindi Poi c'è il mare, il c'è il mare che sole, per la me è focaccia al importantissimo, la formaggio. focaccia e il formaggio. No, Ora che poi mi ci porti via la ricetta, adesso torno in Uruguay, se no, va, la lasciamo qua. Sì, veramente mi trovo bene. Senti, allora, Uruguay, Sì. come viene vissuto il rugby? Adesso sta a crescere tanto, il primo sport è il calcio purtroppo, ma il rugby è cresciuto tanto dopo il mondiale, poi l'anno scorso, e niente, si vede come in Argentina abbiamo una, non so come dirlo, Sbaglia pure le parole, non è un problema. una forma di giocarlo, di Sì? viverlo, Sì? che si vede in campo, tipo. Tante volte dopo giocare le altre squadre ti fanno tipo un riconoscimento, Sì? non Ah, so un come si chiama, riconoscimento, un un... riconoscimento da come si vive quando giochi, però Ok. sì, così, tanto, tanta sangue, non Sì? so. E differenza con l'Italia? Ne trovate? Sia nel gioco che proprio nella... Nel gioco alla forma da vivere, no, più che altro magari non abbiamo tanto quello da giocare fuori casa, che è Sì? Ok, tanto importante per noi, è lo stesso, giocare dentro, in fuori casa fuori. casa, Gli sì, come che sì, è sempre stadi come stesso. sono? Cioè pubblico? Venite Sì, seguiti c'è più parecchio? pubblico, sì, non ci sono tante squadre come qua, Sì? perché non ci sono tanti giocatori da rugby, Certo. siamo solo 3 milioni e mezzo di abitanti, quindi sono pochi giocatori di rugby. Però sì, si vive tanto, le finali così si vivono bene. Vabbè, sì, poi insomma Sta a anche... crescere adesso, quindi di Anche più. di persone, comunque vi piace anche comunque far festa, Certo, quindi immagino che comunque una partita sia vissuta anche come una scusa anche per fare un po' di casino, no? Quindi in No, Italia, insomma, hai parlato di un mondiale. sì. L'anno scorso abbiamo giocato il mondiale, il mio primo mondiale, che abbiamo qualificato dopo 12 anni, che abbiamo giocato l'ultimo, e è stata un'esperienza bellissima, veramente non si può spiegare così bene con parole, però poi è stato in Inghilterra e Gales, che loro lo vivono così tantissimo, lo sentono tanto il rugby, quindi è stato bellissimo come esperienza. Certo, come ti sei sentito quando, non so, sapere che ti stai cambiando per andare a giocare contro l'Inghilterra? Certo. È incredibile, veramente per me l'esperienza più grande, che mi ricordo di più, è quella al Millennium Stadium, che abbiamo giocato contro il Gales, che erano 80.000 persone, uno stadio che per il rugby è come, non lo so, come il Bernabéu, Sì, come certo. è incredibile, quindi tutta l'atmosfera è stata bellissima, incredibile. Prima per arrivare al stadio, poi a riscaldamento, poi giocare il terzo tempo, tutto è stato incredibile, veramente. Quella è la parte che mi è rimasto più. Come ti sei avvicinato al rugby? Cioè perché, Un insomma, abbiamo detto... amico della mia sorella, poi un amico mio che da piccolo, che lì vicino a casa, abitava vicino a casa mia, e niente, abbiamo cominciato a giocare così, mi ha detto di andare al club che era lì vicino,
E niente, poi una volta che sono Pensato. entrato, Quindi calcio non ci sei neanche sì, passato? il calcio sto passato dal calcio e mi allenavo parecchio per giocare calcio, Ah, ecco. però l'ambiente non mi piaceva così tanto. E quindi ho cominciato a crescere, ho deciso per il rugby. Guarda, ti capisco quasi benissimo perché io ho un po' di anni che ho a che fare con i ragazzi qui della squadra e vengo anche recentemente, sono andato col ritiro della nazionale maggiore per l'Italia-Tonga. E ti dico, ho trovato un ambiente molto simile a quello Certo. che c'è in un club normale, nel Sì. senso gente molto alla mano, simpatici, Sempre, disponibili, sempre così. quindi proprio vedere che comunque anche in una nazionale così con i migliori giocatori in Italia mantenere questo Sì, modo di vivere il rugby quella mi è piaciuto semplicità. molto. Esatto. Sì, io lo stesso, sono tornato 2 giorni fa da un rotolo nazionale, è lo stesso, vedere che tutti lavorano insieme. Dal quello che porta l'acqua in campo a quello il migliore giocatore, tutti lavorano insieme, caricano le Sì, borse, è fanno tutto per fare, non so, per spingere nella nella stessa stessa qua. Sì, direzione, nella stessa esatto. cosa. Ma infatti è anche un qualcosa che viene spesso fuori dalle interviste con chi gioca a rugby, perché io ho avuto la fortuna di intervistare parecchi anche i tuoi compagni di Ciao. squadra e è venuto fuori sempre questa sorta di famiglia. Il Sì. capitano vostro, Bastien, mi ha detto: no, noi qua è tutta una famiglia. Sì, 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 sì. Non so, tutti avanti, tutti Sì, indietro, sì. mai lasciare il compagno. Quindi Una anche una mentalità comunque. cultura più che altro, la cultura del rugby ti insegna quello, a essere a fianco a quello che hai bisogno di te. Quindi secondo me è lo più bello che ti lascia il rugby, gli amici che poi rimangono per sempre. Io, sì. Senti, abbiamo parlato dell'esperienza del mondiale, no? Sì. Hai un avversario in testa particolarmente duro? Tanti a quel livello, no, veramente Se ti chiedo un giocatore che ti è rimasto impresso dell'ultimo mondiale, l'ultimo mondiale, o la nazionale che ti ha impressionato di più? sì, la nazionale che mi ha impressionato di più è l'Australia, che ha giocato la finale. Appena ho visto come giocavano loro, che ho detto che secondo me era quella nazionale che giocava migliore in quel mondiale lì, era incredibile la forma di giocare, tante opzioni, gioco. Per un giocatore di rugby è il top, perché veramente vedi tutto lì, Certo, è incredibile, e immagino che d'oro. comunque sia un'esperienza che comunque ti abbia anche rinforzato, comunque a Sì, livello anche rugbistico, comunque torni a sì, casa. sì, 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 impari tanto, veramente stai imparando continuamente, quindi sono stati un mese e mezzo bellissimi per qualsiasi giocatore di rugby, perché sei lì dentro e ti devi spingere tu stesso al massimo, quindi è stato molto molto Senti, se dovessimo dire qualcosa a tutti i ragazzini che magari ci seguono, molti sono rugbisti perché abbiamo già messo parecchi ragazzi o comunque gente che è intorno al rugby, che sentono parlare di un mondiale, sentono parlare di nazionale, di comunque serie A finali. Cosa vi viene da consigliare a un qualsiasi ragazzino che gioca a rugby per Io poter intanto ambire a una prima squadra? per, Perché sì, la prima è il cosa primo è quello che passo. ti volevo dire, sempre passo a passo, primo obiettivi corti, tipo arrivare a giocare nella mia squadra, sia under 12, under 15, giocare in quella squadra lì e fare il meglio in quella squadra lì con quelli che mi dicono gli allenatori, e poi così andare avanti sempre, e che poi sempre il rugby si dice che è sempre la rivincita. È vero, ragazzi, è vero, perché sempre c'è un'altra opportunità per fare il meglio. Da dentro il campo, fuori il campo, quando sei più grande, come qualsiasi forma, sempre c'è un'altra opportunità. È quello, sempre andare avanti. E Boh, con queste parole, guarda, vorrei chiudere perché hai fatto un riassunto bellissimo e speriamo appunto che i ragazzi riescano anche a niente. recepirlo. Sì. E Speriamo. grazie mille, grazie Grazie Franco a te. e ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao.